Allora ragazzi, ecco la talpa che è la protagonista del nostro video. Perché? Perché mi avete chiesto, la talpa è un animale cattivo, quindi che danneggia il nostro orto? No, è un animale che ha un sacco di effetti benefici. Quali sono questi effetti? Come prima cosa si nutre di tutti gli insetti che attaccano le nostre piante, quindi è insettivora, non mangia le radici, arieggia il terreno, dato che scava, e che cosa fa? Lo concima anche in profondità, quindi ha un sacco di effetti positivi. Il roditore negativo per il nostro orto è il topo di campagna e il ratto, che si nutrono delle radici. Adesso liberiamo la nostra talpetta e vi mostrerò come allontanare questi roditori cattivi. Certo, non la talpa, che è un animale che ha tante caratteristiche positive. Allora ragazzi, adesso libereremo la talpa. Vi mostro i benefici che fa per le piante, in particolar modo per le radici di questo albicocco, e vi mostrerò come allontanare il ratto e il topo, che sono dei roditori negativi per il nostro orto. Liberiamo la talpa. Questo qua è uno dei suoi buchi che ha realizzato. Eccola qua. Adesso la andremo a liberare. La prendiamo. Per sicurezza con i guanti, ma comunque non morde e non graffia. E la liberiamo. Allora ragazzi, la talpina sta trovando la direzione. Eccola qua, è partita. Allora ragazzi, abbiamo lasciato la talpina, adesso la chiuderemo e la rimetteremo nel suo ambiente naturale dove l'abbiamo trovata. Ecco qua la talpina, è un poco disorientata, quindi se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto. Ok, eccola qui dove l'abbiamo ritrovata. Adesso vi mostrerò come allontanare il ratto e il topo. Allora ragazzi, ecco qua il prodotto, l'ho comprato su Amazon perché costa leggermente in meno rispetto a comprarlo dai rivenditori. Allora, come funziona? Emette degli ultrasuoni che allontanano i serpenti, tutti i roditori, in particolar modo funziona per il topo e per il ratto e anche molti insetti. Quindi andremo a risolvere il problema senza fare del male agli animali. Eccolo qua. È molto facile. Ecco qua, funziona con il pannellino solare, non è come il vecchio modello che funziona con le pile. Avete sentito questo rumore? È il rumore che farà nel terreno, vuol dire che è stato azionato e funziona alla perfezione. Ok, questo l'abbiamo abitato. E la stessa cosa anche a quest'altro. Si mette il jack, vedete, il jack va qua dentro.
Ok, e poi si avvita. Eccolo qua, ragazzi, li ho fatti suonare apposta, proprio per smentire il fatto che molti pensano che sia un rumore assordante per l'uomo o per gli animali domestici. Non è affatto così. È soltanto un rumore acustico molto molto blando e serve ad allontanare, come ho detto, il serpente, il ratto e il topo ed alcuni insetti. Vi sconsiglio di utilizzare il veleno, il grano avvelenato. Questo perché? Perché il veleno penetra nella falda acquifera, quindi vi autoavvelenate, e in più è molto pericoloso. E in più i topi non li uccidete, quindi il topo e il ratto non li uccidete, perché una volta che ne muore uno, gli altri non lo mangiano più, quindi sono furbi. Uccidete gli uccelli, quindi fate un danno ambientale incredibile. Chiudo ragazzi e le andiamo a mettere nel terreno. Allora ragazzi, adesso vi spiego semplicemente come si dispongono all'interno del campo correttamente. Si mettono nei quattro angoli, quindi uno per ogni angolo, in modo tale da circondare tutto il perimetro e di creare una barriera protettiva e i topi non riescono ad accedere all'interno del campo. Adesso lo infilo e si attiverà. Ecco qua. L'ho inserito. Quindi tutta la superficie del campo è protetta. Ne bastano 4. È una soluzione permanente, definitiva e veramente a un costo irrisorio, quindi poco costosa. Ragazzi, trovate tutto in descrizione video. Iscrivetevi, attivate le notifiche e vi lascio il prodotto in descrizione, così è anche più facile trovarlo. Costa veramente pochissimo. Lo trovate anche dai rivenditori locali, solo che lo pagate 2 volte quando l'ho pagato io. Chiudo, iscrivetevi e attivate le notifiche. Ciao!